Passiamo al terzo parametro statistico, sempre della nostra tabella numero 1, ossia del primo modo in cui possiamo organizzare i dati del nostro esperimento, che è la moda. Abbiamo visto la mediana, guardiamo adesso che cos'è la moda. Cos'è la moda? Il valore che si presenta con maggiore frequenza. Allora io semplicemente vado a guardare la mia tabella e vado a guardare qual è il valore che si presenta con maggiore frequenza? Naturalmente io, ecco, questo è il modo per indicare la media, ad 1,375, questa è la nostra media, la media dei nostri dati, c'è questo più questo più questo più questo eccetera eccetera fratto 8. Allora, dopo aver calcolato la media, io come faccio a calcolare la varianza in questo caso? Sempre ho la solita tabella. Numero di soggetti e frequenza di un parametro, in quel caso era frequenza di sigarette fumate, cioè numero di sigarette fumate al giorno, qui abbiamo frequenza di ondulazione al secondo, ossia numero di ondulazioni che ogni secondo, ogni serpente studiato ha fatto. E in questo caso come facciamo a calcolare la varianza? Sempre nel solito modo, al numeratore la sommatoria di ogni valore meno la media al quadrato fratto il numero totale dei soggetti presi in considerazione nel nostro campione, che sono 8 meno 1, quindi totale nel numeratore, denominatore viene fuori 7. Ecco, quindi come calcolerò la varianza? S2 sarà uguale a XI, qual è il primo valore? 0,9 meno la media, che è 1,375 al quadrato. Ecco, e calcolo il mio valore. Poi, siccome questa è una sommatoria, più ho applicato questa formula per il primo valore, adesso la applico per il secondo valore e ripeto di nuovo la stessa cosa, xi è pari a 1,2 meno la media, che è sempre 1,375 al quadrato, e ho applicato questa formula per il secondo valore, più, perché è una sommatoria, 0,105. Quale sarà la mia deviazione standard? La mia deviazione standard, che indicherò con S, perché nel momento in cui faccio la radice quadrata la indico con S, sarà uguale alla radice quadrata di S quadro. Questa è la formula della mia deviazione standard. Se la mia varianza era 0,105, come faccio a calcolare la deviazione standard? Semplicemente facendo la radice di 0,105.